di grazie, devo dire ci avevi portato un po' con i piedi per terra alla realtà quotidiana. Effettivamente il termine è stato diritto, ha ragione, poi l'aveva anche, era stato anche evidenziato in precedenza, può avere diversi significati e forse ci sarebbe da chiedersi che significato abbia esattamente oggi questo termine è stato diritto, perché lei giustamente a un certo momento sottolinea come lo stato di diritto, che apparentemente dovrebbe essere un riconoscimento di libertà, si traduce poi in una cancellazione dei diritti di libertà. E questo mi fa un po' pensare all'idea anche che in fondo gli stati hanno grande facilità nel riconoscere i diritti fondamentali del cittadino, e poi magari un po' come un imbuto, all'origine si riconoscono facilmente, poi bisogna conciliarli e quindi si incominciano già a restringere, e poi abbiamo l'ultimo passaggio, quello che è più stretto, che è quello dello stato di necessità. E allora potremmo incominciare a pensare che già la guerra dell'epoca era uno stato di necessità abbastanza giustificativo per poter ridurre queste libertà e soprattutto per dare un altro significato allo stato di diritto, che non era il vecchio significato storico anglosassone, quando in realtà lo Stato sì, si fonda sul diritto, ma su di un diritto che deve garantire dei principi e dei valori fondamentali, che saranno poi quelli che ci riporteranno poi in epoca ben più attuale al neocostituzionalismo, e quindi è tutta una nuova vicenda, ma anche questa non sempre molto limpida o d'impressione, soprattutto anche quando lei vi evidenzia quale forte. Quando tu mi evidenzi quale influenza possa avere poi la politica nelle scelte di tutti i giorni e quindi anche in quella sicurezza che il cittadino possa ricevere dallo Stato e che a volte invoca allo Stato e quindi anche ben pronto a rinunciare a qualche diritto. Bene, ti ringrazio molto e do ovviamente la parola al professore Paolo Ridola. Grazie. Grazie, anche io ringrazio Paolo Dazzi del Frate, gli amici e i colleghi del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma 3 per avermi voluto invitare alla presentazione di questo libro di Mario Caravale, cosa che mi fa enorme piacere, innanzitutto perché è un libro importante per tante ragioni, come cercherò di dire più avanti, ma direi anche per i legami forti con Mario Caravale. Io devo ricordare che due dei professori che sono seduti a questo tavolo, Laura Moscati ed io, fummo chiamati insieme nel 2004 nella Facoltà Giuridica Romana con il sostegno e l'impegno forte di Mario. Dicevo, un libro importante, che presenta, a mio avviso, ha richiamato subito un parallelo con la Geschichte del diritto pubblico in Germania di Michael Stolleis, almeno per un profilo, per la forte sottolineatura del ruolo della dottrina giuspubblicistica nel farsi dell'esperienza giuridica. In una prospettiva che direi è proprio di storia comparata, e qui non mi riferisco soltanto all'attenzione del libro al formante dottrinale come parte essenziale dell'esperienza giuridica, ma al rilievo che l'opera dà al confronto dei giuspubblicisti italiani con altre culture costituzionali, quella tedesca, quella francese, quella inglese. Un confronto nel quale emerge, direi, proprio in un'ottica di tipo comparativo, la particolarità del punto di vista dei giuspubblicisti italiani che rende intrinsecamente critico il confronto con altre esperienze. E questo è, direi, uno dei fili rossi che percorre il libro di Mario Caravale, che ha un titolo che anche a me ha fatto molta impressione, Una incerta idea. Mi ha fatto molta impressione perché la ricostruzione che fa Mario Caravale si colloca nell'ambito di una interpretazione storiografica del pensiero costituzionalistico italiano fra età liberale e fascismo che io trovo particolarmente convincente.
Io ho sempre criticato l'indirizzo che tende a dividere la dottrina giuspubblicistica italiana in un prima e un dopo le prolusioni orlandiane sulla purezza del metodo. E dal libro emerge, direi, proprio un quadro estremamente più articolato e più complesso rispetto al cliché di cui parlavo prima. Il confronto dei giuristi italiani sullo stato giuridico e sui diritti pubblici è l'occasione o un laboratorio di un confronto più ampio sul metodo dello studio del diritto pubblico. Un confronto nel quale confluiscono, prima e dopo le prolusioni orlandiane, suggestioni della cultura filosofica del tempo, il positivismo filosofico, molto presente attraverso Spencer nel primo Orlando, la sociologia nascente in quegli anni come disciplina scientifica, le nascenti teorie realistiche ed elitistiche della politica, Mosca, Pareto, il neurantismo molto presente nelle critiche alle costruzioni della Staatslehre tedesca sui diritti pubblici, il complesso rapporto dialettico, direi di preparazione e comunicazione tra società civile e Stato nella filosofia hegeliana del diritto. Certo, Hegel è molto presente, il pensiero hegeliano, nella tematica della contrapposizione ricorrente tra Stato etico e Stato giuridico, ma non c'è solo lo Stato hegeliano come momento più alto dell'eticità in questo dibattito, come la ricostruzione di Mario Caravale ci offre. Il tema è declinato in modo diverso dai giuspubblicisti liberali, l'etica contro una visione totalizzante della statualità, dai nazionalisti, la centralità dei fattori di integrazione culturale di una comunità politica, ed infine dagli antesignani, è stato ricordato da Massimo Brutti e da Bene Vidali, dagli antesignani e poi dai teorici dello Stato autoritario, con l'adesione a visioni comparte, organicistiche della statualità, che conduce certo al primato della vis, ma si fonda su un obiettivo di coesione corporativa della società. Da questo punto di vista, certo, ci sono degli elementi di continuità fra la riflessione dei giuspubblicisti che si impegnano nella costruzione dello Stato corporativo e la dottrina liberale. Penso per esempio alla produzione di Panunzio sul sentimento dello Stato del 1928, che si colloca all'interno del dibattito sulla crisi dello Stato moderno, che parte dalla produzione pisana di Santi Romano nel 1910, passa attraverso la critica orlandiana dello Stato sindacale per giungere a Mosca, partiti e sindacati nella crisi del regime parlamentare. Dunque un dibattito che si svolge all'interno di giuristi e studiosi di formazione liberale. Allo stesso modo le critiche che vengono mosse in questo periodo che esamina Mario Caravale, proprio invece al mantenimento di un nesso troppo stretto fra l'etica e il diritto, si collocano all'interno di filoni di riflessione che sono stati propri dell'idealismo italiano. Penso in particolare alla memoria pontaniana sulla riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia di Croce del 1906. Non a caso, durante il fascismo, la posizione di Croce avrà una correzione di indirizzo in quella che Gennaro Sasso ha definito la seconda filosofia alla pratica, cioè etica e politica del 1931, dove c'è una tendenza al recupero della dimensione etica dell'esperienza giuridica proprio attraverso la critica che Croce conduce in uno degli scritti inseriti in etica e politica della Staatslehre tedesca e della dottrina jeremetiana
dei diritti pubblici soggettivi. Dal libro emergono poi una serie di nodi problematici sulla posizione appunto dei giuspubblicisti fra Stato liberale o fra liberalismo giuridico e fascismo. Certo, da noi in Italia non si è avuta quella rottura che il colpo di Stato di Hitler del 1933 determinò in Germania. Lo illustra molto bene proprio con riferimento alla dottrina giuspubblicistica e nazionalsocialismo di Michael Stolaris nel terzo volume della sua storia. Rotture che lasciano poi ferite profonde nella cultura del secondo dopoguerra. Probabilmente c'è stato un rapporto più disteso all'insegna della continuità per alcuni giuristi con il recupero delle esperienze del tardo liberalismo giuridico ottocentesco, D'Alessio, Ranelletti, Santi Romano, fino a Pierandrei, che ricordava Penelidari nel libro del 1940, dove si leggono attraverso un'analisi accuratissima della letteratura tedesca tutti i rischi di una torsione autoritaria della dottrina dei diritti pubblici soggettivi. Per altri, invece, c'è l'idea di uno Stato corporativo saldamente ancorato nella società e nel tessuto dell'economia, dove c'è certo l'influenza del socialismo giuridico. Annunzio, per esempio, viene dal socialismo giuridico prima di passare al sindacalismo rivoluzionario e a Sorella, ma anche da indirizzi che si erano venuti formando già nell'età giolittiana. Sabino Cassese, in un saggio rimasto direi un caposaldo nella interpretazione del pensiero di Santi Romano, ha ricordato come in fondo la formazione dell'ordinamento giuridico di Santi Romano si collochi proprio all'interno degli indirizzi dell'età giolittiana. Fra i giuristi liberali il filo rosso certo è quello di una diffidenza molto accentuata nei confronti delle elaborazioni della dottrina tedesca, della quale si colgono tutti i rischi in una declinazione autoritaria dei diritti, una linea che congiunge Cammeo, Ravade, Vecchio, Maiorana, Solari, Capograssi, fino ai diritti di libertà di Francesco Ruffini, non a caso pubblicati nella prima edizione, nelle edizioni di Piero Gobetti, che contiene una vera e propria invettiva contro la dogmatica statualistica dei diritti. Sull'altro versante, evidentemente, altri autori di peso, Orlando, che è stato ricordato più volte, il primo romano del saggio sul trattato Orlando sui diritti pubblici soggettivi, Salandra e la ricostruzione della giustizia amministrativa nei governi liberi. Ecco, direi che questo è un profilo che a me sembra molto interessante del pensiero dei giuristi liberali prima dello scoppio della prima guerra mondiale, la percezione di quell'ircocervo liberale autoritario che si annidava nelle dottrine costituzionali del Kaiserreich guglielmino. Ricordo sempre ai miei studenti una pagina molto bella dello Zauberberg di Thomas Mann, quando la bella Claudia cerca di sedurre Hans Castorp, e di fronte alle resistenze di Castorp gli dice: voi siete un po' bourgeois, vous aimez l'ordre, mieux la liberté. Proprio l'ircocervo liberale autoritario del liberalismo del Kaiserreich tedesco, all'interno del quale anche qui io credo che occorra fare delle distinzioni e individuare chiaroscuri e contraddizioni. Le aveva già individuate nella sua prolusione di Tübingen Richard Thoma nel 1909, quindi siamo nel 1909. La riprende Konrad Hesse nel 1962 in un saggio bellissimo sul Reichstag,
in cui Hesse mette a fuoco la tensione che storicamente quella vicenda aveva prodotto fra Reichstag e Politische Form, che Schmitt aveva risolto in chiave antagonistica, ma che nello Stato costituzionale, quindi avvio alla conclusione del mio intervento, avrebbe poi trovato altre vie di soluzione. Certo, un punto emerge dalla ricostruzione di Mario Caravale con riferimento al rapporto dei giuspubblicisti italiani con la dottrina tedesca. La lontananza, la marginalità della riflessione dei giuristi, dei giuspubblicisti italiani, la riflessione su Weimar, sulla transizione dai diritti pubblici soggettivi ai Grundrechte, non solo diritti di difesa del privato nei confronti dei pubblici poteri, ma elementi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Interessante ed è strano che i giuristi, soprattutto dei primi decenni del Novecento, abbiano ritenuto così marginale la esperienza weimariana, che poteva anche essere letta in una sua componente autoritaria, con questa forte insistenza sulla dimensione comunitaria dei diritti. Poi la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht avrebbe addolcito un po' questa dimensione comunitaria, quando dice i Grundrechte non sono verbunden con una dimensione comunitaria, ma bezogen, semplicemente riferiti ad una dimensione comunitaria. Questo è un passaggio fondamentale del laboratorio Weimar, che è poco familiare ai giuristi italiani nel periodo che il lavoro di Mario Caravale considera. E il loro orizzonte, l'orizzonte dei giuristi italiani, sembra arrestarsi, persino in Pierandrei nel 1940, al dibattito sui diritti pubblici e sulla autolimitazione dello Stato nel Kaiserreich. Dal volume emergono dei profili di grande interesse per il dibattito che poi è venuto non solo in Italia negli ultimi decenni, ed è la riflessione sullo Stato costituzionale. Nei giuristi liberali Brunialdi, Cammeo, c'è una riflessione sullo Stato costituzionale che anticipa gli sviluppi futuri. Nella antitesi fra la garanzia dei diritti nella dimensione del legalismo, quindi la centralità del tema della giustizia amministrativa, che è un filo rosso che percorre la dottrina giuspubblicistica italiana, e la garanzia dei diritti nella dimensione del costituzionalismo. E questa garanzia è la garanzia costituzionale, che è un altro tema interessantissimo della riflessione dei giuristi in età liberale, vista come via per superare i rischi, proprio i rischi della sopraffazione delle libertà individuali racchiusa nelle macchie dello Stato giuridico. C'è un passaggio di Cammeo che Mario Caravale riporta a pagina 75, che da questo punto di vista è veramente illuminante, ed è una lezione che avrebbe fatto molta strada, perché se si guarda tutta l'esperienza dello Stato costituzionale, la storia dei diritti non è solo una storia di forza, come evoca un volume edito uscito, apparso recentemente, non è solo storia di sopraffazione, ma anche storia di grandi conquiste. Vi ringrazio.